giù. Giù le aste. Allora, prima vi faccio una breve introduzione su quello che è successo in udienza e poi ovviamente allora oggi noi abbiamo chiesto che fossero acquisiti dei documenti particolarmente importanti e il giudice ha accolto questa richiesta. In particolare esiste un diario di bordo che può documentare le scelte di questa Open Arms. Come questa Open Arms parte da Siracusa, doveva andare a Lampedusa, invece non si capisce perché poi è andata in acque libiche, a noi ci interessa capire le ragioni per le quali si parte per una destinazione e poi si cambia destinazione. Questo è un documento che è in lingua straniera e quindi è stata disposta la traduzione. Voglio chiarire che questo specifico caso è un caso particolare perché sull'Italia non incombeva un obbligo di POS, si trattava di nave che batteva bandiera spagnola, non c'è stato nessun tipo di salvataggio nelle acque di competenza italiana, non siamo stati stato di primo contatto. Esisteva poi, su questo ho visto un po' di confusione, quindi forse va chiarito, un provvedimento del Ministero degli Interni e congiuntamente al Ministero della Difesa e delle Infrastrutture di divieto di ingresso sosta nell'ambito delle acque italiane. Ho letto ovunque che sarebbe stato annullato dal TAR. Ecco, chiariamo, non c'è nessun annullamento. C'è una sospensione, c'è una sospensione parziale e temporanea. Ma faccio parlare. Se per educazione lei tace. Grazie. C'è una sospensione parziale e temporanea per consentire educazione questa sconosciuta eventualmente di prestare soccorso. Bene, in ossequio per provvedimento. Silenzio! Ma perché lei non fa parlare, per cortesia? È un avvocato. Ma perché lei non fa parlare? Veramente vergognoso. È un avvocato, pregherei di allontanarsi. Allora abbia rispetto, per favore. Allora, scusateci, ma come vedete in aula a volte non è facile esporre ragioni perché c'è chi fa interferenze e chi che esporre pensieri. Allora, volevo dire che per chiarezza, perché ho visto alcune imprecisioni, il provvedimento è un provvedimento in cui si sospende temporaneamente e si permette alla nave di mettersi a ridosso e quindi in ossequio a questo provvedimento la nave è andata a ridosso. Da quel momento in poi ci sono state tutte le evacuazioni possibili e immaginabili. Ancora per chiarezza, perché ho sentito che anche prima c'era un po' di confusione, la nave nell'immediatezza aveva la possibilità in due giorni dal primo soccorso di raggiungere la Spagna perché c'erano condizioni meteo favorevolissime, questo è documentato. Malta ha dato l'ok allo sbarco di 39 persone ed è stato rifiutato. L'Italia si è detta disponibile al parziale trasbordo dei migranti e a scortare la nave fino alla Spagna ed è stato rifiutato. È stato detto che il porto di Algeciras era troppo lontano, è stato dato un post dalla Spagna in un porto più vicino. Per 4 volte ci sono stati 4 rifiuti da parte di questa nave. Avvocato, il comandante ha detto che non potevano raggiungere la Spagna. Ed è il comandante che fa una valutazione in base alle condizioni di sicurezza a bordo. Allora, il comandante... Il fatto che la nave avesse bandiera spagnola non vuol dire che doveva portare in grado. Allora, per il diritto internazionale, in realtà il posto doveva essere dato alla Spagna, cosa che infatti è avvenuta. E addirittura ci sono accordi tra l'Italia e la Spagna, presi dal nostro governo italiano con la Spagna, per scortarli. Ma il comandante ha continuato a rifiutare. Forse dovrebbe spiegare bene le ragioni del rifiuto, visto che addirittura c'era una nave dell'esercito, una nave spagnola che era venuta fino all'Italia a prenderli. Noi abbiamo prodotto anche una richiesta di rinvio a giudizio del comandante Crejus. Voi sapete che ha avuto attualmente una sentenza di assoluzione, ma all'epoca c'era una richiesta di rinvio a giudizio per questo comandante Crejus per immigrazione illegale. E nell'ambito del provvedimento preso dal Ministero dell'Interno c'era una serie di informazioni che deponevano in tal senso. Quindi di fronte a una serie di informazioni che deponevano in tal senso, tra l'altro documentate anche da questa richiesta di rinvio a giudizio, è ovvio che c'era solo e esclusivamente l'interesse a tutelare da questo tipo di immigrazione. Confidiamo nel fatto che i documenti che acquisiremo daranno ulteriore supporto a quello che stiamo. Avvocato, ha detto in aula che non ha agito da solo Salvini come ministro, ma insieme a tutto il governo. Ci può spiegare meglio cosa voleva? Allora, per chiarezza, per la Gregoretti, la nave era italiana, c'era una linea di governo, abbiamo spiegato la nostra linea di governo. Qui abbiamo una serie di argomenti in più.
Il contratto di governo prevedeva il contrasto all'immigrazione clandestina e quindi il governo era assolutamente compatto a combattere l'immigrazione clandestina. In questo caso si trattava di un ONG che, come vedremo, non ha fatto degli eventi qualificabili come SAR, perché venivano presi a bordo senza nessun collegamento con gli altri paesi, non sono eventi SAR, ci sono delle note che non li definiscono eventi SAR e su questo il governo era compatto. Quindi non c'è nemmeno, non so chi di voi è venuto a Catania, si è parlato pure di Open Arms, in realtà lì il vero protagonista alla fine era Toninelli, che aveva contatti con le autorità spagnole e sono stati sottoscritti questi divieti anche da Toninelli e dalla Trenta. Il governo era compatto, le uniche lettere che ci sono di Conte in cui si parla dei minori sono lettere che di fatto ratificano l'operato di Salvini, perché non è che dice stai attento a quello che stai facendo, dice occhio ai minori, infatti sono stati fatti sbarcare. Sì, 4 giorni dopo. Salvini, i funzionari del Quirinale hanno ricordato. Quando finisce la Giulia parlo io, ok? No, no, comunque io ho finito solo per dire che la nostra linea, lo dico ancora una volta, in questo caso è una linea che va un po' alla radice del problema, perché la nave non era italiana, non c'era obbligo di POS e non erano eventi SAR. Poi il governo è stato compatto, si seguiva la linea di governo, ma soprattutto, vi ripeto, in questo caso, la richiesta del mio giudizio lo dice, le informazioni che si avevano all'epoca era che la nave era la nave era in condizione di creare dei pericoli. Sono stati consultati il Comitato di Sicurezza ed altri soggetti. Avete chiesto solo la deposizione, di riprodurre la deposizione di Toninelli, come mai di non sentire alcuni ex ministri? Allora, noi abbiamo fatto un'ampia richiesta di produzione documentale. Abbiamo fatto un'ampia richiesta di produzione documentale. Questo è un processo documentale in cui è sufficiente far parlare gli atti, perché per stabilire chi aveva il POS basta che noi documentiamo lo stato di bandiera e che non erano eventi SAR. E abbiamo poi trasferito un pezzettino di processo di Catania, perché in quel processo si è già fatto riferimento a Open Arms. Ok. Salvini. Cambio. Poteva stare anche qua. Ringrazio innanzitutto tutte le forze dell'ordine che sono state impegnate in questo sabato e che penso e spero non vengano impegnate per i mesi a venire, visto che a Palermo e in Italia ci sono altri problemi di sicurezza e altri processi su reati veri. Detto questo, in 30 secondi, c'è una nave spagnola che ha raccolto immigrati in acque libiche e in acque maltesi, che ha rifiutato uno sbarco a Malta, che ha rifiutato un porto in Spagna, che ha rifiutato un secondo porto in Spagna, che ha rifiutato di essere scortata da una nave militare in Spagna, ha messo a rischio la salute dei 162 salvati a bordo, ospitava a bordo degli scafisti che oggi sono in due carceri italiane, nessuno si è fatto male, nessun morto, nessun ferito, e a processo non ci vanno i trafficanti, ma ci va colui che allora difese le vite, le regole, la sicurezza e i confini del paese, era pagato per fare questo. Sono qua assolutamente tranquillo, anzi orgoglioso di quello che ho fatto. Io ricordo che durante il mio mandato al Ministero abbiamo dimezzato il numero di morti e dispersi nel Mar Mediterraneo. I morti e dispersi aumentano quando tornano ad aumentare le partenze e gli sbarchi. Quindi, siccome il tempo è galantuomo, mi spiace solo per il costo che la cittadinanza italiana sopporta per questi processi e per il tempo che faccio perdere alla magistratura e anche a voi, però sono assolutamente felice di quello che ho fatto e di quello che, quando gli italiani potranno tornare a votare, tornerò a fare. Se ci sono domande rispondo volentieri, altrimenti ci rivediamo qua, se non ricordo male, il 20 marzo per festeggiare l'arrivo della primavera. Per me tornare a Catania e tornare a Palermo è sempre motivo di gioia. Salvini, funzionari del Quirinale hanno riferito al PM che voi sapevate delle condizioni diverse nel bordo dell'Open Arms. È vero? Lei conosceva le condizioni a bordo dell'Open Arms in quei giorni in cui sono saliti? Sapeva in che condizioni era? In tutti i casi era tutto sotto controllo. E in nessun caso si è registrato, a differenza di quello che è accaduto con l'attuale governo, né un morto né un ferito. Perché io ricordo che durante il mandato dell'attuale governo, con l'attuale ministro degli interni, si sono registrati numerosi morti e feriti.
Per quello che riguarda il mio mandato al Ministero, non si è mai registrato durante queste operazioni di sbarco né un morto né un ferito. Questo è. Salvini, possiamo fare una domanda sul governo? Prego, perché anche se io oggi non ho evidentemente seguito, però, essendo in aula, le vicende con Terenzi. Siamo in crisi, tra virgolette, permanente, no? Questa crisi che c'è, non c'è, il governo dura, non dura. Ma voi, il recovery plan comunque va approvato, voi come opposizione, sembra che non ci sia proprio concordia per quanto riguarda... Invece assolutamente sì. Com'è la situazione appunto? L'opposizione che cosa farà? È vergognoso il comportamento del governo nei confronti degli italiani. In questo momento per 60 milioni di italiani, per le famiglie l'emergenza è la salute, è il lavoro ed è la scuola. Noi stiamo lavorando concordemente come opposizioni per la salute, per il lavoro e per la scuola, con un piano comune di utilizzo dei fondi europei se e quando arriveranno. È imbarazzante, squallido, vergognoso agli occhi dell'Europa, ma soprattutto agli occhi di 60 milioni di italiani, che in questo momento il governo non si stia occupando di salute, di lavoro, di scuola, ma di poltrone. Io poi non so se vince Conte, se vince Renzi, dove va Di Maio e cosa pensa Zingaretti. Mi interessa men che zero. Se c'è un governo che non è in grado di governare, si faccia da parte, perché gli italiani meritano decisioni, meritano scelte. Senatore, Marcucci del PD ho già detto che il governo può ancora andare avanti. Governino. Il ministro della scuola aveva promesso il rientro in classe di milioni di studenti, gli studenti sono a casa. Aveva promesso la messa in sicurezza del lavoro di un milione di insegnanti e non hanno fatto nulla. Avevano promesso rimborsi economici alle attività produttive che non stanno arrivando. Quindi, se lasciaste lavorare i colleghi giornalisti, penso che... Addirittura un avvocato. Di parte in civile, comunque. Scusi Salvini, ma l'ipotesi Draghi eventualmente circola, continua a circolare? Non mi risulta, non l'ho mai né sentito né incontrato. Ho letto alcuni quotidiani che con fantasia attribuiscono a me dichiarazioni mai fatte. Ma Mattarella l'ha sentito in questi giorni? No. Pensa di incontrarlo, di vederlo? Non l'ho visto né sentito. E attendo che il governo governi. Senatore, mi scusi, stanno arrivando anche le dichiarazioni da parte dei esponenti della maggioranza, di Italia Viva, del Partito Democratico, anche Orlando adesso ha twittato poche ore fa. Su cosa? Sul recovery plan che verrà comunque votato settimana prossima da maggioranza. Lei a questa crisi di fatto non ha mai creduto? Io so che ci sono 200 miliardi sul cui uso vorremmo essere interpellati, su cui sindaci, associazioni, imprese, sindacati, famiglie, artigiani, commercianti vorrebbero essere interpellati. C'è un paese ostaggio dei litigi fra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. È inaccettabile. Che il futuro dell'Italia, dei nostri figli, perché i soldi dell'Europa sono debiti che ripagheranno i nostri figli, siano oggetto di trattativa politica fra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti è surreale. Salvini, rispetto alle altre indagini giudiziarie che la vedono interessata non come ministro ma come segretario del suo partito, dei commercialisti, della Lega e il tesoriere, lei ha la stessa serenità? Assolutamente sì. Ma non c'è una responsabilità al di là di quella giudiziaria politica in questo senso? Non sono tranquillissimo e ho piena fiducia nell'operato della magistratura. Ma rispetto ai professionisti scelti durante la sua segreteria, quindi commercialisti, il tesoriere, lei ha anche fiducia rispetto a come hanno operato queste persone? Assolutamente sì. Le accuse sono pesanti in quel caso, finanziamento illecito. Siamo in un paese dove l'accusa va dimostrata. Sì, ma c'è anche una responsabilità politica, non solo giudiziaria. Ma se sono tranquillo, le dico che sono tranquillo. Se vuole saltello. Ma lei era sono tranquillo e saltello. Di queste operazioni finanziarie. Scusi? Lei era a conoscenza di queste operazioni finanziarie. Non mi occupo di acquisti di capannoni, ma mi fido della gente che ha fatto quelle operazioni. Invece sul coronavirus, perché ieri Speranza ha firmato altre ordinanze, quindi su nuove zone arancioni, tra cui la Sicilia, il governo da questo punto di vista come si sta comportando? Manca totalmente una programmazione. Hanno detto agli italiani che dovevamo stare chiusi in casa per mesi per passare il Natale tranquilli e tornare a scuola a gennaio. Siamo rimasti chiusi in casa a Natale, le scuole sono chiuse a gennaio. Parlano già di terza ondata. Se siamo il paese al mondo col più alto numero di morti rispetto alla popolazione, io ricordo che il brillante risultato di questo governo ha portato l'Italia a essere il paese al mondo col più morti rispetto alla popolazione. Se anche questo riesce a essere colpa delle opposizioni di Salvini,
è cosa bizzarra, visto che al governo c'è qualcun altro. Detto questo, spero che qualcuno al governo non stia pensando di rinchiudere in casa gli italiani per risolvere prima i suoi problemi politici. Ecco, giocare sulla salute degli italiani, sul lavoro degli italiani e sul diritto allo studio degli italiani per tenere a bada i propri problemi politici merita questo sì un processo, ma il tempo è galantuomo. In quest'aula ci verrà chi deve venirci e io ci tornerò da uditore, ne sono convinto. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie. Dimmi. Durante il periodo del suo ministero, sì, lei ha detto che è fermato di dimensione, però comunque risulta che le navi dell'unità, le unità navali, guardia di finanza, guardia costiera, comunque continuavano a soccorrere, quindi non soltanto per l'NG, quindi comunque arrivavano. Noi abbiamo ridotto del 90% gli sbarchi illegali e abbiamo più che dimezzato il numero di morti e dispersi, quindi vado orgoglioso delle nostre politiche umanitarie e legalitarie dell'anno di governo. Assolutamente sì, ma con correttezza. Ragazzi, se c'è una nave spagnola che si rifiuta di obbedire alle norme di altri paesi, lascio giudicare a voi chi è colpevole e chi è innocente. Buon lavoro a tutti, buon fine settimana. Ciao a tutti.